È terra nostra, il posto più vicino al paradiso. La ministra Gelmini ha proposto un piano per la montagna italiana. La nostra classe politica è rimasta letteralmente basita. Niente aveva proposto. Sulla linea del governo, oggi possiamo dirlo, due associazioni bellunesi, il Circolo Antonio della Lucia e i Quaderni Bellunesi, avevano avanzato le loro proposte, che si imperniavano su due filoni fondamentali. Il primo, che fosse implementata per le terre alte una zona franca che durasse almeno 15-20 anni, sull'esempio di Livigno. Secondo, che la città di Belluno onorasse il suo ruolo di essere città capoluogo. Vi propongo un piccolo indice delle proposte delle due associazioni. Valutati i punti di forza e di debolezza del territorio, gli amici dei due circoli, che da tanti anni si fanno promotori di proposte per il bellunese, credono sia necessario spendersi per un futuro sindaco di Belluno, che abbia esperienza e capacità adeguata per portare a soluzione i problemi che gravano sulla città di Belluno e sulla sua provincia. Hanno posto quindi al primo punto l'elezione di un sindaco che creda nella città di Belluno come capoluogo di provincia, una città che voglia essere stazione appaltante per tutti i lavori importanti della provincia, una città che si riconosca e sia artefice dei processi che portano alle Olimpiadi di Cortina, una città che prenda coscienza che lo spopolamento che sta indebolendo la provincia e in modo particolare la sua parte più a nord ha riflessi devastanti per la sua stessa sussistenza e sopravvivenza. Una città che deve essere volano e promotrice del turismo in tutta la provincia. Una città che diventi sede di un distretto culturale che comprenda tutta la provincia.